Non va, boh. Hello! Noi continuiamo ad avere il nostro Nautilussone. È cambiato qualcosa nel meta di oggi? Nel meta da ieri a oggi? Allora, o.gg, tier list. E West. Dion più. Picret. Kai'Sa, praticamente picca tutte le partite, poi Ezreal. Poi Rakan, Ashe, Kha'Zix, Aatrox. Ok, Kai'Sa è volata via. Ma non vorrei prendere support adesso. Se quello gioca a Seraphine, cosa giochiamo con Seraphine? Non ho idea. Seraphine comba con Senna, credo. Ma non mi piace giocare Senna contro Elise, perché per una push ci manca molto facilmente. Forse Karma, perché posso per una pushare, ma poi ho comunque Escape. Nafiri non ho idea proprio di che cacchio faccia, ragazzi. Non ho minimamente idea. E se sia di carry, giungla, dove gioca non lo so. Alistar. Penso che sia mid lane Nafiri. Potremmo comunque sì giocare Nautilus perché Fiddlesticks mi fa dire. Potremmo giocare anche Blitzcrank o Alistar. Blitz o Alistar. Ma quindi è Fiddlesticks support? No, Thresh. Qua è o Blitz o Nautilus. Blitzcrank dipende da quanti CC abbiamo. Beh, ci abbiamo solo di Seraphine. Blitzcrank mi piace leggermente di più in Nautilus qua. Soprattutto contro Fiddlesticks. No, Blitz. Biscotti, Maflow, Celerity. Magic Resistance, sì. Vai, siamo in game, cerchiamo Ma di che capire da dove cazzo? Minore di starta tre. il loro jungler. Chi è? Bella Marco con i 4 Magic King. E Chiara Ferragni ci ha followato poco fa. Grazie mille, Chiara. Allora, vediamo se. Non mi va l'audio di Chrome, questa roba è stranissima. Allora, il loro jungler, let's try to track enemy allies if possible. Potrebbero invadere loro. Che caccio! Mi piace la tua pelata, Ricky. Paolone. Grazie mille, Ricky, è molto gentile. Non so se saltare di E o di Q. Penso che possiamo saltare tranquillamente di E, anche perché dubito che vado a guardare qua.
Facciamo auto. Andiamo via. Allora, cosa... Come ti attacca? Ti attacca a melee, corpo a corpo, ok. Ha uno schiccio da una Q, ok. E lei si potrebbe avere in basso, ma dubitiamo. Alla fine è un buon push, mid lane, ok. Rambo la pulita top. Sappiamo che Elise è topside, cioè è molto probabile che sia topside. Shenzhou muore? No. Non so se doveva flashare. Immagino proprio di sì. Era un trade dignitoso. Là c'è trash, abbiamo visto. Ricolliamo, ma se rimane trash lo uccidiamo. Ok. Possiamo ricollare adesso. 300 più ricaricabili, più una pink. Quello ci stoppa può essere. Pink, ricaricabile. Usciamo. Giochiamo per mid. Megur Bacera si chiama questo. Sarà un fan anche lui di Blue Lock. Giro del culo tantissimo che entra nel cervello. Vabbè, non fa niente. Trash è morto però. Vorrei capire questa Nafiri cosa cazzo fa. E sti cani soprattutto si possono uccidere? Sì sì. Chissà se è un dash. Ma si possono anche grabbare i cani? Ok, è un counter di Blitzcrank.
Siamo a botte anche noi. Abbiamo un dignitosissimo posizionamento. Questa non va male pure. C'è l'ice di sicuro bot. E non si spiega l'aggressività di quel ragazzone. Quella muore. Ah, un dash, ok. E i lupi gli tankano. Non muore, secondo me. Cioè, dobbiamo morire, però c'ha la ulti. Allora, vuoi arrangi Thor? Non ho il mana, cioè anche se gli flash in bocca non lo uccido. Ho il mana per un grab, spero basti. Ci facciamo i Mercury, allora c'hanno AP, 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 ADAD. Non so che i Mercury non mi spiacciono questa partita, perché c'hanno tantissimi CC anche. Non farei comunque il Swiftness, HP e una Pink. Giocherei per questo e questo. Ma sono la Pink di merda, mi sa. Allora, devo attivare intanto il Vision. Dopo quel mio, forse... Mamma mia, quella roba mi canta forte. Il loro trash sta facendo cagare rispetto a me. Direi che quella cosa... Ah, ok, figo, tipo Warwick. Ha salvato trash, bravo. Facciamo questo e questo. Ora giocare per il Drake. E lei se l'ammazza abbastanza facilmente. Sta perdendo tempo di sicuro.
giocare per questa roba qua. Non pensavo che avesse tutto quel DPS. Ok. Voglio giocare per questa roba qui. È difficile da grabbare, ma non è impossibile. Cringe. Possibile lei sta là. Lei muore, credo. Possiamo giocare anche per l'Herald. Recollo, giochiamo per questo. Questo non è recall. Questa musica mi fa proprio cagare, sto puntuale. Cate fidate vince solo. Beh, devi contare che il c'è Fiddlestick, c'hanno lo Stand Allies. Non è auto win. È probabile che vinciamo. Inoltre non abbiamo qualcosa che le dia immortalità. Un Taric, una Kayle, una Morgana. Non mi cambia assolutamente nulla. Molto più avanti di avversare comunque. Ma di tanto, eh. Poi fra i due jungle secondo me c'è un abisso. Qui c'è una bella ward. Di solito aiuterei a pushare Seraphine con la OP1, visto che lei pusha con così tanta facilità, non l'aiuto. Qua c'abbiamo il Locket in base. C'abbiamo il Locket. Giochiamo per la torre bot adesso. Andiamo alla pozza, ci abbiamo pure la pink, giochiamo per il Drake. Qua dovremmo avere... Allora, sì, però qualcuno deve assolutamente andare in... Potrebbe finire male.
cazzo di difendere quella roba là, ma adesso la difesa. Devo riscammare, ma io scammerò. Stiamo un po' trollicchiando. Qui ci potrebbe... No, fidati che non ha la ulti. Che te ha dritto comunque. Manco è Logat. Voglio giocare per questo e questo. Questo è buono. Ah, si assicurava Fox di ammazzare pure. Non bene. Non bene, non bene. Il game è tutt'altro che vinto. Vogliamo il Drake, vogliamo il Baron. Vogliamo giocare per Magic Resistance tutta la vita qua. Aspettiamo però la pink. Poi Katarina sta affittando. Flamma pure. Quindi no, è un game difficile, da un punto di vista mentale è molto molto difficile. Poi ci sono tante cisate. E buttare qua Feedstick. Qua abbiamo creato un fight. Quella roba è una cringiata. Abbiamo veramente creato un fight. Cioè abbiamo preso un grab della madonna. Qui forse ho guidato. Ho giocato come se fosse già preso quella cosa, ma non era già preso. Volevo semplicemente se tappare ASAP questa roba qui. Qui si fanno le kill. Possiamo andare al bar, possiamo continuare a fare all'infine questo giochetto. Non muoio neanche per sbaglio. Penso che abbia trollato Seraphine qua. Stava a morire. Lui fa molto male. Però la bista secondo me rimane broken, dai.
Poi ci abbiamo anche 3 AP in squadra. Abissa è troppo poco. Ogni volta che grabbo uno viene one shottato. Smurfato. Ho fatto un silence su Fiddlestick fuori di testa. Se Fiddlestick ultava, perdevamo. Perdevamo. Dici che muore? Male fa malissimo effettivamente. Dovrei spawnare in tempo io. Rambo sta facendo cagare. Enemy e bot side jungle vision and Drake and T2. Wait, Rumble. Respawn. Potevo grabbarlo. Era quello fake. Mamma mia. Macchina la guerra e il Pokémon. Ma mi mancherà Blitzcrank, ragazzi. Qui era meglio di Nautilus. Questa è una delle poche partite dove lo ritengo meglio. Però mi mancherà, cazzo. Mi viene quasi da piangere. Perché lo giocherò veramente tanto di meno. Ma sai che non hai detto che vinciamo? A parte non c'è manco il male per farlo. Allora, i miei compagni giocano, io non gioco. Comunque, Seraphin... rotta. Fa un sacco di cure, un sacco di danni. Non è che là. No, sorry. Io il plaid.
Dai, con i 22 assi si è tornato, dai. Giochiamo per... chi dobbiamo onorare? A breve c'ho il master, eh. Ma la prova master ci sta. Guardate quanto vittorie. Se giocano troppo bene, sei on fire, uno dei tuoi game più belli. Complimenti Kingone. Grazie, Gimmi. Ma in realtà non è nemmeno troppo meccanico il discorso. Più sto guardando la minimap e sto giocando per vincere il game. Poi i grab arrivano perché arrivano. Ma gioco con cognizione di causa. E che purtroppo siete così abituati a vedermi giocare male che vi abituate a vedermi giocare male. La cosa brutta è che io anche giocando male faccio il master 400-500 LP. Ma non è bello, perché quando gioco bene posso giocare male con i pro player ed è più divertente anche il gameplay, sia per me che per voi.